Bene ragazzi, siamo sempre nel nostro laboratorio tecnico, questa è una delle nostre custom in pronta consegna, la trovate sul nostro sito www.ateamsoftire.it nella sezione ISG Custom. In questo caso è un Border Patrol, la nostra versione Pro, a cui è stata fatta una modifica interna abbastanza invasiva, si è voluto creare una replica estremamente aggressiva, la base di partenza è un Evolution, Border Patrol appunto, Lone Star, una base molto molto buona, i gusci sono molto validi, sono in alluminio, fatti bene, abbiamo una canna anteriore in un pezzo unico, abbiamo fibra e non plastica, abbiamo un ball catch funzionante, insomma abbiamo tutta una serie di caratteristiche che la rendono veramente una replica di altissimo livello a livello qualitativo strutturale. Noi siamo andati a intervenire internamente, siamo andati a mettere una testa pistone a TSA ROV, quindi dedicata per le alte velocità, un pistone Air Off sempre dell'ATS, quindi pistone super rinforzato in polimeri caricati con cremagliera in acciaio, lavorazione al CNC con trattamento di indurimento, quindi praticamente eterna. Siamo andati a montare una molla ATS, quindi una molla antisnervamento, una molla che non perde potenza dopo anni di utilizzo, una molla che non si può snervare. E siamo andati a fare una preparazione apposita sugli ingranaggi, ovviamente il fucile è stato completamente aperto, disassemblato e rifatto da zero, se così si può dire, e abbiamo deciso di installare una centralina MERF 3.2, che è una delle più affidabili forse centraline in commercio, ideale per utilizzare la replica con batterie da 11.1. In questo caso è stata fatta anche una preparazione del grilletto che lo rende molto più sensibile, quindi fondamentalmente com'è? È una replica corta, abbastanza leggera, ma full metal, quindi robusta, con un ratio di fuoco abbastanza elevato, da utilizzare tranquillamente sia con batteria da 7.4, sia con 9.9, sia con 11.1. Questa è stata strutturata appositamente per andare con 11.1, quindi potete usarla tranquillamente con batterie da 11. In questo caso noi la prova crono l'abbiamo fatta con... questa è diciamo la sua schedina, la prova crono l'abbiamo fatta con una batteria da 11.1 15C 1200 mAh, quindi una batteria piccolina, e abbiamo avuto 21 colpi al secondo. Con una batteria un po' più spinta come una 2000 da 20-25C andiamo sui 23-24-25 colpi al secondo, che è un ratio di fuoco secondo noi perfetto. Già 21 comunque è un ratio di fuoco molto elevato per chi sa quanti sono 21 colpi al secondo effettivi. Potenza 0,97-0,98, abbiamo una grandissima gittata data ovviamente dalla testa pistone ATS Aero. Vi facciamo vedere qualche colpo, come reagisce la replica, e così vi fate un'idea della custom. Bene ragazzi, siamo al momento che preferiamo, ovvero al momento in cui andiamo a provare la replica. Abbiamo installato una batteria da 11.1 tripla 1300 15C, quindi una batteria non troppo grande. Quello che volevamo dirvi, cosa importante, la MERF, oltre a garantire tutta una serie di vantaggi tecnici, quindi la replica rimane più reattiva, abbiamo l'active brake nel momento in cui rilasciamo il grilletto, si ferma la meccanica, quindi rimane più preciso il funzionamento interno. Abbiamo una risposta del grilletto molto maggiore perché arriva un impulso alla centralina, non arriva più un giro di corrente, quindi aumenta di circa 10 volte. Poi la corrente va direttamente al motore, quindi c'è meno dispersione, insomma i vantaggi sono veramente molti. Ma ha anche la possibilità di essere programmata, quindi noi avremo la possibilità di avere, non so, sicura, singolo, raffica controllata, che può essere da 2, da 3, da 4, da 5, quella la imposterete voi, oppure viceversa si può avere sicura, raffica controllata, full auto. Potete decidere il ROF, cioè il ratio della replica, abbassarlo leggermente e avere comunque il primo colpo al 100%. Insomma, ha tantissime funzioni. Per questo vi consigliamo di andare a vedere il video che avevamo fatto proprio per la centralina MERF 3.2. In questo caso, preparazione interna, come dicevamo, stiamo montando una batteria da 11.1, può tranquillamente tenere questo tipo di batteria. Abbiamo una grandissima reattività in singolo e un buonissimo ratio di fuoco. In questo caso siamo attorno ai 21-22 colpi al secondo. La
replica rimane veramente veramente molto precisa, ha una grandissima gittata, quindi abbiamo una gittata molto 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 elevata, questo anche grazie alla canna corta, che molte volte non si sa, il canna corta tendenzialmente fa qualche metro in più, quindi veramente un'ottima replica, maneggevole, ideale negli urbani, molto precisa, grande gittata e abbastanza cattiva, insomma quel che basta. Ci vediamo nella presentazione di una prossima replica custom a Team Soft Tire. Mi raccomando, la trovate sul sito www.ateamsofttire.it in pronta consegna. Ciao ciao!